En la segunda conferencia de este ciclo con el profesor Marco Piccolino. Y en esta ocasión vamos a, él nos va a compartir el estudio que ha hecho del contexto de Galvani y Volta. Es seguramente la parte que más nos ha atraído a todos ustedes según las lecturas que hicimos de los trabajos. En el camino a la, en sus contribuciones a la fisiología moderna, ¿sí? Neurofisiología. Entonces, igual que ayer, vamos a hacer una primera parte, hacemos un break y ustedes van a tener la máxima oportunidad para hacer las preguntas. En todo caso, si hay alguna parte que en el transcurso de la conversación ustedes quieran que se aclare, que se repita, él dice que bueno. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Prima di tutto voglio dire che sono molto felice di fare queste lezioni. Sono alla retretta, alla retired, come si dice, alla pensione. Ho lasciato l'insegnamento. Sì, la pensione. Alla pensione per scrivere questi libri. Molti di questi libri richiedevano un'enorme fatica e ho deciso a un certo punto di lasciare l'università e di concentrarmi. Però l'unica cosa che mi dispiace è di non avere studenti. Tutto il resto, i colleghi, l'università, l'amministrazione, sono felice di non averli. Ma gli studenti, cioè studiare senza avere la possibilità di partecipare alle cose che si studiano con altri, in particolare con i giovani, non è bellissimo. Ora ho questa opportunità. E allora, in particolare perché sto raccontando le cose che ho fatto io personalmente per molti anni. Ok? Avete capito? Entendieron? Non c'è la ragazza? Che sta felice di incontrarsi con studenti. Que es lo único que extraña después de su retiro de la docencia. No extraña a sus colegas ni la administración, ¿verdad? En particular la administración. En particular la administración, ¿sí? Allora, vi avevo detto che per motivi storici questa strana proprietà della torpedine di dare una scossa, una discharge elettrica, viene considerata nel corso dei secoli come una prova evidente della possibilità di azioni magiche. Qualcosa di completamente inspiegabile. Immaginate di non conoscere l'elettricità, che non esista nessun apparato elettrico, come spiegare che toccare un animale, un piccolo animale, si ha una sensazione terribile, si cade a terra, si rimane confuso, si rimane stordito. E quindi quando nel Rinascimento c'è un enorme interesse per la magia, per la cultura magica, la torpedine viene considerata la dimostrazione della realtà dell'azione magica. E in particolare il fatto che l'azione, l'effetto della scarica della torpedine si trasmette a distanza. Perché l'azione magica, la fattura, la maledizione del mago, ha la caratteristica di agire anche a distanza, senza un contatto materiale. Capito? Allora, quando
inizia, diciamo, la scienza moderna. La scienza moderna inizia non un giorno particolare, ma certamente nel 600, nel XVII secolo, con Galileo, Copernico, Newton, De Cartesio e altri grandi personaggi, Keplero, c'è una rivoluzione, un modo diverso di affrontare la conoscenza. Allora, gli scienziati si devono porre il problema di dimostrare che l'azione della terpene non è dovuta a un effetto magico. E però nel 600 non si avevano macchine in grado di produrre elettricità forte. E quindi come spiegare questa azione singolare che sembrava impossibile da spiegare? In realtà, io vi ho detto che tra le gli eventi che portano a conoscenza gli uomini di cultura occidentale dell'esistenza di una torpedine africana, cioè del pesce gatto elettrico, che dà una scossa di circa 300 volt, quindi più forte della torpedine, c'è il racconto fatto dai gesuiti in risposta, vi ricordate la polemica con i domenicani, in cui si parla dell'Etiopia non in modo fantastico ma in modo reale e si dice cosa c'è veramente, e mentre il domenicano parlava di animali fantastici, l'uccello del paradiso, altri animali, qui si parla di animali reali come gli ippopotami e si parla della torpedine. E nella descrizione in latino si dice, si parla di in questi fiumi, in questi lago, c'è il pesce torpedine che è notissimo per le discussioni e le opinioni dei filosofi. È molto, per l'esperienza di molti, si sa che questo pesce ha una particolare ingenium, caratteristica, che se qualcuno lo tiene con la mano, e qui è importante questo punto, se lui rimane immobile non fa nulla, ma se invece un poco si muove, ecco che dà un dolore, tortura con il suo moto il corpo di colui che lo mantiene. È come se le arterie, le articolazioni, i nervi, le giunture delle parti, tutto mette in moto le membra come, e fa sentire lo fa sentire il corpo tormentato da uno stupore, da un intormentimento. Non so se avete capito, ma la cosa particolare in questa frase c'è che questo pesce dà il suo effetto solo se si muove. Se rimane fermo, non fa nulla. Va bene? Questo tipo di osservazione serve di base alla spiegazione degli scienziati. Perché gli studiosi della scuola di Galileo, negli anni, diciamo, nella seconda parte, attorno al 1650 e più tardi, molti studiosi della scuola di Galileo studiano la torpedine. Moltissimi vengono proprio nella città dove io vivo, a Pisa, perché il Granduca di Firenze faceva sviluppare molto la scienza e aiutava molto gli scienziati, amava la scienza. La corte di Firenze passava
circa 3 mesi l'anno a Pisa. Avevano un palazzo nella città e avevano un palazzo nella campagna. E venivano con loro, con il Granduca, gli scienziati di corte. E il Granduca permetteva di fare esperimenti, faceva avere animali, e a Pisa e Livorno si trovava facilmente la torpede. Ci sono moltissimi studiosi che studiano la torpede, sia italiani sia stranieri. E allora, questa è la pagina che abbiamo letto, tra i più grandi studiosi, diciamo, della scuola di Galileo, c'è Francesco Redi. Francesco Redi è uno studioso molto importante, era anche un umanista, ha scritto poemi, ha scritto opere letterarie, e era il medico di corte del Granduca. E questo libro, che lui scrive nel 1671, è proprio il libro in cui si vuole dimostrare che la magia non esiste. È experiences intorno a diverse cose naturali e particolarmente a quelle che ci sono portate dall'India. Esperimenti intorno a cose naturali, in particolare alle cose portate dall'India. Cosa vuol dire questo? Molte degli effetti magici vengono riferite alle cose nuove che vengono dalle Indie, sia dalle Indie americane sia dalle Indie orientali. Arrivano pietre, arrivano animali, arrivano piante e si ritiene che queste pietre, queste piante, questi animali abbiano degli effetti straordinari, in particolare alcune pietre, che per esempio una pietra guarisca le malattie, un'altra se viene mantenuta sul proprio corpo impedisca a un soldato di essere ucciso da un colpo di cannone, e tutte credenze strane. E queste lettere sono scritte a un famoso gesuita, Athanasius Kircher, che era un grande studioso anche lui, ma era uno che in gran parte era un mago, diciamo, credeva agli effetti straordinari di certe preparazioni, di certe pietre, di certe... Allora, Redi non ha nessuna difficoltà a dimostrare che queste pietre, queste, non hanno gli effetti magici che... le proprietà straordinarie che vengono loro attribuite, e però a un certo punto deve studiare anche la torpedine, perché anche la torpedine è considerata un animale magico. E studia la torpedine, e questa è la pagina in cui descrive parla della sostanza della torpedine, e per esempio dice che tutto il corpo del pesce è occupato da una sostanza fibrosa, molle e bianchissima, le fibre delle quali sono grosse come una grossa penna di cigno. Cigno è cisne, l'uccello bianco. Allora parla del fatto che descrive l'organo della torpedine. L'organo torpedine è fatto di un materiale molto soffice, e se si fa la dissezione si vedono come dei piccoli dischi, come grandi come una penna di cigno. Pen de cisne, l'uccello, l'ave, il grosso uccello. Come un cisne. Descrive e dice che hanno una figura falcata. Questo è tutto vero. Dice che mi parve che in questi due corpi ho muscoli falcati. Già dà il nome muscoli, quindi già ha un'ipotesi meccanica in mente.
risiedesse più che in un'altra parte la virtù dolorifica della torpedine. Cioè, pensai che questi sono gli organi che hanno questa capacità. Ma non ardisco di affermarlo. Questa è un'ipotesi, non sono sicuro. E forse non è vero. Però, ve lo dico in un italiano più semplice, mi sembra chiaro che quando uno afferra la torpedine, la scossa si ha quando l'animale cerca di muoversi, scontorcendosi, l'azione di volersi sguizzare. Sguizzare vuol dire uscire, sfuggire. Allora, qui c'è certamente un vedere, diciamo, osservare un fenomeno con una con una idea in mente. Lui, l'unico pensiero, l'unica possibilità è un'azione meccanica, come qualcosa, ma lui è uno scienziato serio, dice, è solo un'ipotesi, potrei sbagliarmi. È lì un'idea meccanica. Sapete che la scienza di Galileo era una scienza meccanica, sostanzialmente. Vabbè, poi guardate, parla del Brasile, nasce un frutto di un albero che è amato, eccetera, eccetera, e poi parla di tutte le spezie, delle proprietà di queste spezie. Redi studia la torpedine, e questa è la lettura, diciamo. Allora, ma chi è un suo allievo, Stefano Lorenzini, che pubblica il primo trattato moderno sulla torpedine. Un mero libro, Osservazione intorno alle torpedine. Ci sono due edizioni di questo libro. E questo è uno studio complesso, completo, in cui ci sono anche delle immagini dell'animale e c'è la scoperta delle cosiddette ampolle di Lorenzini. Scopre la presenza, diciamo, nella zona delle orecchie di strutture che lui descrive e che si saprà dopo sono degli organi recettori dell'elettricità. C'è questa scoperta, si chiamano ampolle di Lorenzini perché sono state scoperte. L'ipotesi meccanica diventa una, mentre in Redi è solo un'ipotesi, qui diventa una certezza. Ed è incredibile come la descrizione di qualcosa che noi sappiamo non è vero, però lui la descrive con una certezza assoluta. Cioè è la struttura, diciamo, mentale che ci fa osservare la realtà. Una realtà che non riusciamo a capire e che interpretiamo secondo un nostro concetto. Poi ragionerò su questo. Ora vi leggo la parola intormentimento, è una parola rara e vuol dire questa azione di formicas, non so qual è il termine. È da notare in primo luogo che quando io facevo queste prove, questi esperimenti, io sentivo il dolore e l'intormentimento solamente allora che, stringendo questi due corpi, gli organi elettrici o muscoli falcati, le fibre delle quali questi muscoli sono composti, questi che contengono le fibre, le fibre si contraevano. Solo quando queste fibre si contraevano, non sentendo alterazione veruna, quando esse senza contrarsi si mantenevano in stato naturale. Cioè, se le fibre di questi muscoli erano immobili, non sentivo nulla. Se si muovevano, allora sentivo. Allora, ora per capire, diciamo, queste osservazioni, vi devo dire una cosa importante. La torpedine, il pesce elettrico dall'Africa, le anguille elettriche del Sud America, hanno questi organi più o meno potenti. Ma se uno tocca l'animale e non lo disturba, non prova nessuna scossa. Non è come una batteria elettrica carica, diciamo. E non ha nessuna
effetto. L'azione di la scarica elettrica è un'azione volontaria o riflessa dell'animale, necessita di una modifica fisiologica, che può essere volontaria. L'animale, quando vuole catturare un altro pesce, si avvicina, dà la scossa, oppure può essere un riflesso, se uno lo tocca, ma lo deve toccare, e siccome ha un costo energetico enorme per l'animale, è come uno sforzo muscolare violento, in particolare per le torpedini. Le torpedini, se hanno dato delle scosse, hanno bisogno di giorni per poterle dare della stessa forza. Cioè, è una fatica terribile. Quindi non danno facilmente la scossa, solo se è necessario, se per azione di difesa o per azione di offesa. Allora, la scossa è discharge, è qualcosa di, è un istinto, diciamo, è un'azione fisiologica che ha valore di difesa o di offesa, e quindi in genere, in tutti i movimenti, in tutte le azioni istintive, ci sono delle fasi preparatorie. Un animale che è pronto a fuggire si mette in una certa posizione, e quindi ci sono dei piccolissimi movimenti che non indicano che l'azione è dovuta al movimento, ma indicano la preparazione dell'animale. È chiaro questo? Cioè, non è che non ci sia il movimento. La scossa non è dovuta al movimento, ma l'animale può muoversi, può cambiare, perché si pone nella condizione migliore per poter dare la scossa. È chiaro? Quindi, se uno vuole, qualche volta si vede un movimento. Io ho fatto questi esperimenti, l'animale si muove un pochino, e quello che è certo è che se uno tocca l'animale così e non lo disturba, non prova la scossa, in particolare se l'animale è stanco. Ora, se l'animale è nel mare è più facile avere la scossa, ma se uno ha preso l'animale, lo porta, lo mette in dell'acqua, l'animale soffre, perché solo nel mare sta, anche nell'acqua deve essere un acquario molto buono per tenerlo in vita. Quindi l'animale perde le forze, e non vuole, quindi per farlo, per avere la scossa, bisogna fargli del male. Va bene? Quindi lui aveva delle torpedine non molto efficaci, stanche, moribonde, e doveva fargli forza, e le torpedine, oltre a dare la scossa, cercavano anche di muoversi. Questa è la possibilità di spiegare. Ma non solo, questa è una, in questa opera, Lorenzini vuole affermare la sua idea, che è un'idea meccanica, e non solo quello, ma vuole contraddire tutto quello che è stato detto. Per esempio, tutti avevano detto dall'antichità che la scossa si trasmette a distanza, attraverso l'acqua, attraverso la rete del pescatore, attraverso la lenza, attraverso l'arpione. Lui dice no, non è vero, questo non è vero. È una critica esagerata. Lui si sbaglia. Il problema probabilmente sta usando delle torpedine molto deboli, la scossa è molto debole, e quindi si trasmette poco. Va bene? No, quello che c'è interessante è che, appunto, queste sono le sue figure, studia il sistema nervoso, mette in evidenza la ricchezza di nervi che ci sono per l'innervazione della... Questi sono gli organi elettrici. Hanno la forma falcata. Questo è il sistema nervoso, c'è una grande ricchezza di nervi che vanno agli organi elettrici. E questo è il libro di Lorenzini. Queste sono le frasi in cui dice che bisogna toccarla, la torpedine, direttamente, altrimenti non c'è. E questa è la cosa più incomprensibile. Ancora ritorna a dire che
l'effetto della atropina si ha soltanto quando le fibre si muovono. E più si muovono, più il torpore è grande. E prende non solo la mano, ma il braccio. Se si muovono di meno, prende soltanto la mano. Se si muovono poco, prende soltanto il dito. Ora, un secolo circa dopo di lui, farà gli esperimenti sulle torpedine Lazzaro Spallanzani, uno dei più grandi biologi del Settecento. Studia le torpedine accuratamente, le osserva col microscopio e dice: noi ho lasciato di esplorarle persino col microscopio nei momenti che precedevano, che accompagnavano e che seguivano la scossa. La scossa è la discharge, però, come ho già detto, compagna fedele del corpo elettrico. Cioè, lui aveva osservato che l'animale, quando si prepara a dare la scossa, si muove un pochino, ma è un movimento totalmente non correlato con... Va bene. Cioè, uno vede due scienziati che danno una descrizione opposta, ma tra Lorenzini e Spallanzani c'è stato il grande sviluppo dell'elettricità. Allora, uno può dire, certamente Spallanzani aveva ragione nella descrizione, può cercare di spiegare come mai uno scienziato, Lorenzini era uno scienziato serio, come mai vede delle cose che non esistono. C'è una spiegazione, la spiegazione è questa: se quando uno prende l'animale e lo stimola per avere la scossa, deve, come ho detto, irritarlo, deve fargli male, soprattutto se l'animale è debole, e quindi deve stringerlo. Quando lo stringe e dà la scossa fa tremare la mano, perché è una scarica elettrica. Il movimento della mano si trasmette all'animale e sembra che l'effetto diventa sempre la causa. Il movimento dell'animale è il riflesso dell'azione sulla mano che ritorna. Questa è una possibile spiegazione. Comunque è interessante come, diciamo, una struttura mentale fa vedere qualcosa in un modo completamente diverso. Questo è abbastanza noto agli studiosi di storia della scienza e non solo. L'ipotesi meccanica viene particolarmente sviluppata dallo studioso che si chiama Louis-Antoine Fairchild de Rumour, un grandissimo scienziato francese, quello della scala termometrica de Rumour, che era segretario dell'Académie des Sciences francese. Questa è una torpedine studiata da lui, e vedete, questa è una figura importante, perché è uno studio, diciamo, microscopico dell'organo della torpedine. Questa è una visione laterale. Vedete la struttura, colonne fatte da dischi. Questa è la prima volta che appare, diciamo, la batteria di volta naturale, diciamo così. Allora, è interessante. Allora, Rumour viene colpito da questa preparazione dell'animale al momento di dare la scossa. Allora, prende la scossa e somiglia a quella formicas che abbiamo quando diamo per il nervo ulnare colpisce un tavolo, un luogo duro, e vede che l'animale, prima di dare la scossa, si prepara. E in particolare, questo è vero, un animale si appiattisce a volte, ma è solo la preparazione. Allora lui dice che è dovuto al fatto che l'animale si appiattisce, poi improvvisamente ridiventa convesso e fa un movimento rapidissimo, e questo movimento rapidissimo è come dare un colpo al nervo. Ma interessante che il movimento è talmente rapido che non si vede. Quindi lui vede un movimento che non si vede. Allora, è a causa di questo colpo così rapido che nasce l'engourdissement, questo è intormentimento, questo effetto, che prende il braccio, così sembra veritabilmente
a colui che comincia a sentire che le dita sono colpite fortemente. Vediamo. Ma è un movimento così pronto, così rapido, che è impossibile agli occhi, anche i più attenti, di vederlo. Quindi lui vede un movimento che non si vede. E questo è un altro interessante aspetto della difficoltà di interpretare la realtà. Comunque, Roy Moore era nato a La Rochelle. La Rochelle è un luogo della costa francese che avrà una storia particolare nella storia dei pesci elettrici e dove si trovano moltissime torpedini perché ci sono fondali bassi. Le torpedini amano i fondali bassi dove ci sono i fiumi, dove c'è molta sabbia, perché si nascondono nella sabbia e si avvicinano agli altri pesci nascosti, si alzano, danno la scossa e uccidono gli altri pesci. Allora, dunque, l'ipotesi meccanica, questa, soprattutto questa di Roy Moore, che è un grande scienziato, è segretario dell'Académie des Sciences francese, quindi è una posizione molto importante, domina tutto il Settecento. Però nel Settecento l'altra, vi avevo detto che erano state osservate già dal Cinquecento le anguille elettriche della qui nel Sud America. Comunque nel Settecento, per una serie di ragioni, queste osservazioni continuano. E qui due libri, pubblicati nel 1700, qui mi sbaglio, aspettatevi, forse mi sbaglio. No, questi sono lì, no, queste ancora sono osservazioni del 600, ero del 1745. Ho sbagliato la data lì, poi la correggo. Vengono osservate sia da un scienziato francese molto importante, anche lui, la Condamine, e sia da un gesuita spagnolo, Joseph Gumilla. Gumilla viene nella zona dell'Orinoco, non molto lontano da qui, e invece la Condamine va a nella zona di Quito, all'equatore. La Condamine viene a fare esperimenti simili a quelli di cui vi avevo parlato prima. Il problema di stabilire se la Terra è schiacciata ai poli o all'equatore. E si viene all'equatore per cercare di fare degli esperimenti che mostrano quale sia la forma della Terra. Qui ho fatto due errori, un errore 1745, un errore di italiano, anguille elettrica con una sola L. Allora, però, come avevo detto la volta scorsa, proprio quegli anni viene scoperta la bottiglia di Leyda, che è il primo condensatore della storia. Come sapete, insomma, un condensatore è fatto da due conduttori separati e un isolante. Il primo condensatore che abbiamo scoperto ha la forma della bottiglia. C'è l'acqua dentro oppure c'è una lamina metallica. C'è il vetro e c'è un'altra lamina metallica. Questa forma, vi ho detto, il primo condensatore, perché lo studioso, uno degli studiosi che lo scopre, Peter van Muschenbroek, pensava di raccogliere l'elettricità con una macchina elettrica, di raccoglierla nell'acqua per bersela. L'idea che fosse un fluido, e quindi il fluido si può raccogliere in un bicchiere, come versare. E vi ho detto, scopre la cosa perché tiene un bicchiere con la mano, e la sua mano fa da conduttore, l'acqua da conduttore, lui ha connesso alla Terra, quindi una grandissima capacità, si accumula molta elettricità e quando stacca il conduttore e tocca il conduttore con l'altra mano, ha una scossa terribile e la comunica proprio a De Rumour, una lettera, io ho la copia dell'originale di questa lettera.
È interessante. Non avete capito? Ripeto? Sì, elettrificare l'acqua, perché uno dei primi interessi, ora ve lo dirò, è che l'elettricità possa essere utilizzata per la cura. Tutte le scoperte scientifiche si pensa che possono essere utili a livello terapeutico. C'è un dotto tedesco che dice, scrive un trattato sull'elettricità e dice c'erano tre facoltà, diciamo, nelle università antiche: teologia, legge e medicina. L'elettricità è stata scoperta, non serve per la legge, non serve per la teologia, servirà per la medicina. sembra che non si può, non può esistere nulla. Questa è la concezione che ha guidato gli uomini dai tempi antichi, che tutto è in funzione dell'uomo. Sarà Darwin che cambierà. Ma per esempio il salicilato, un farmaco che è utile per la cura della febbre, da cui viene l'aspirina, e che fa passare la febbre, tenete presente che fino all'epoca moderna le febbri voleva dire la malaria. Cioè la malaria era diffusissima. Va bene. E allora lui scopre, lo scienziato, ora non ricordo il nome, che scopre il salicilato, dice che nelle paludi ci sono molti alberi di salice. L'albero del salice in spagnolo, vediamo un po'. Scusate. Questo è vero, salice, scusate un attimo, vediamo. In spagnolo. Allora. Sauce. Questo albero è da questo albero che in italiano è salice, in latino è salicium, credo. Si estrae il salicilato, si chiama così perché si estrae. Questo albero è molto comune nei luoghi delle paludi. Quindi lui dice, se esistono le paludi e le paludi danno la malaria, Dio ha certamente messo nelle paludi qualcosa per aiutare l'uomo contro la malaria. Questo ragionamento lo porta a scoprire il salicilato. Quindi, voglio dire, a volte per strani si arriva alla scoperta, per strane, anche sulla base di criteri che non sono scientifici, diciamo. Va bene. Allora, vi ho detto che nel Settecento, la prima metà del Settecento, si producono strumenti, macchine elettriche potenti, che producono elettricità e si produce la scossa, e in particolare si può produrre una scossa violenta caricando una bottiglia di Leyda, perché per la grande capacità elettrica della bottiglia di Leyda. Mentre la macchina elettrica di per sé non dava facilmente effetti forti, perché non c'era una grande capacità elettrica. Voi sapete, l'effetto di una scarica elettrica dipende dalla quantità di carica e dalla capacità, dalla corrente, diciamo, e dal voltaggio. E quindi se il voltaggio è elevato, ma c'è poca capacità, poca corrente, non si ha effetto. Voi, mentre si può morire toccando elettricità di 220 volt, l'elettricità statica di una macchina elettrica si può toccare 10.000 volt, 100.000 volt, e non si ha, la scintilla, ma nient'altro. Il voltaggio può essere molto alto, però se la corrente sono bassa, per questa commozione, l'energia è prodotto di carica per...
Allora, l'altra scoperta importante che si fa nel Settecento è che l'elettricità si trasmette a distanza per fili metallici, anche per chilometri si può trasmettere. Questa proprietà fa ritornare l'idea che l'elettricità possa essere l'energia delle cellule nervose, le fibre nervose. Allora, avete visto, quando racconta l'esperimento, non lo farei di nuovo, io che l'ho provato e sono sopravvissuto per grazia di Dio, neppure per tutto il Regno di Francia. Cioè, ho sofferto tanto che non ripeterei neppure se mi danno il Regno di Francia. Cioè, vabbè. Allora, era chiaro che in questa situazione chi aveva conosceva gli effetti della bottiglia di LED e dell'elettricità, se veniva a contatto con un pesce elettrico sicuramente avrebbe notato la somiglianza. E è quasi contemporaneo che diversi studiosi cominciano a pensare attorno al 1750, un po' prima, un po' dopo, che la scossa dei pesci sia elettrica. La prima notizia che ho trovato, il primo testo in cui è scritto, seppur in un modo leggermente ambiguo, che la scossa di un pesce elettrico è elettrico, è questo testo scritto da un chirurgo inglese, Dale Ingram, che viene nella Guyana olandese, nella zona di Paramaribo, studia le anguille, nota la trasmissione della torpemia attraverso dei corpi metallici, attraverso l'acqua, fa una serie di osservazioni sulle anguille e dice che questo effetto è dovuto a un'energia elettrica. In realtà usa la parola electric spring. Spring vuol dire molla, vuol dire sia elastico, sia sorgente. È una parola ambigua. E la stessa parola, per esempio, potrebbe essere solo una metafora. Potrebbe essere solo metaforica. Comunque c'è la parola elettricità. Quando viene tradotto questo articolo in tedesco, per esempio, elettrische Kraft, forza elettrica, diventa più chiaro che chi lo traduce la interpreta in senso elettrico. Spring, tu sai il francese, scusa. Quand. Spring è la traduzione, peut-être la traduzione inglese di ressort, che è le mot utilisé par Remoure. Remoure dit un ressort. Comme un ressort. Donc, spring è, can be the translation of resort. Elastico, sì. Elastico. Quindi electric spring. Comunque c'è la parola elettricità. Questa è la prima volta che appare nella storia. Un contributo fondamentale, e questo è per l'anguilla elettrica, un contributo fondamentale alla scoperta dell'elettricità nelle anguille elettriche viene dagli olandesi. Per due ragioni. Avevano una colonia, il Suriname, in cui ci sono moltissime anguille elettriche, e in Olanda c'era una passione folle per le collezioni zoologiche. Gli olandesi erano dei collezionisti e tutti gli animali particolari, le piante, ma soprattutto gli animali, che venivano dalle varie parti del mondo, in particolare dall'America, diventavano oggetto di collezione, un vero culto. Potevano costare cifre, un'anguilla elettrica veniva trasportata, veniva imbalsamata in qualche modo, veniva venduta a cifre folli ai collezionisti. Erano i più grandi collezionisti, pensate che la collezione dello zar Pietro il Grande è stata comprata da un collezionista olandese che si chiamava Alberto Seba.
Questa è un'immagine di uno dei musei di raccolte di oggetti, diciamo, esotici in gran parte. Apparteneva a un certo Levinus Vincent, un ricco mercante di Harlem. Ecco, qui vedete un collezionista, ma che erano allo stesso tempo collezionisti e studiosi, Lorenz Theodor Gronow, che si fa ritrarre con la sua famiglia. Aspettate, non si vede nulla, aspettate. Andiamo a prendere questo. Ecco. Ok. Vedete qui? C'è un'anguilla elettrica. Ecco. E insieme ad altri pesci. E viene mostrata in casa come un oggetto prezioso, vedete? Allora, in questa situazione ci sono degli olandesi che vengono in questa zona e mandano delle lettere in Olanda, e questa è una delle prime pubblicazioni basata su un rapporto venuto dalla Guyana olandese, in cui si dice che si parla della scossa delle anguille elettriche, e si dice che quasi certamente è una scossa elettrica. Questa è una seconda pubblicazione, sempre di ambito olandese. La prima è basata su una lettera di Laurens Storm van Gravesande, e questa è una di Frans van der Lott, che viene qui in Guyana, e anche qui c'è l'ipotesi elettrica della... vedete, queste due sono una del la prima è del 1755, la seconda 1757, mi pare. Oh, non c'è scritto, ma credo... del 1762. Nel 1757 è uscita anche una pubblicazione, questa volta di un francese, Michel Adanson, che è stato in Africa e che anche lui... ipotizza che la scossa di un pesce, in questo caso il pesce gatto africano, sia elettrica. Lui dice proprio: ho provato la scossa della bottiglia di Leida ed è totalmente simile a quella del pesce elettrico. Queste sono, vengono quasi contemporaneamente queste pubblicazioni. Ma diciamo, dal punto di vista storico, diciamo, la pubblicazione che ha un rilievo particolarmente importante è questa. Un medico, diciamo, anglo-americano che viene in Guyana e che scrive un saggio sulla storia naturale della Guyana. Si chiama Edward Bancroft, è un personaggio molto singolare e, tra le altre cose, su di lui è stato scritto un libro perché era, molti scienziati erano spie. Lui è un triple agent, perché tornando lui è un americano, nella guerra tra l'America e l'Inghilterra fa il doppio agente, per l'uno e per l'altro. Poi va in Inghilterra quando si accorgono gli americani che deve fuggire in Inghilterra, e lì fa va in Francia e fa l'agente per gli inglesi, per i francesi. La ragione, non è solo lui, moltissimi, era perché gli studiosi erano in grado per esempio, di fare spionaggio industriale, per dire. Ma poi avevano una specie di rete internazionale, e quindi si conoscevano, e quindi facilmente entravano nella società importante. Su lui è stato scritto il primo triple agent della storia, diciamo. È un personaggio singolare, però era uno scienziato importante. Descrive la scossa di questa anguilla che chiama anguilla torporifica, parla delle varie proprietà, del fatto che si trasmette la scossa, che la scossa è molto violenta. Insomma, non vado in tutti i dettagli. Che quando è morta l'animale non è pericoloso, non è tossico, quindi non è un veleno,
la scossa è più, l'animale può dare una scossa più forte o meno scossa, o meno forte. Quindi è un qualcosa come un'azione muscolare che uno può, insomma, variare. E dal momento che si trasmette attraverso i metalli, non si trasmette attraverso il legno, ecco, dice anche che la scossa è volontaria, l'animale può darla e non darla, e la dà soprattutto quando è enraged, cioè arrabbiato, quando è, insomma, viene infuriato, non so come si dice in spagnolo. Lui pensa che questa scossa sia dovuta a delle particelle, che dice, torporifiche o elettriche, così. Conclude la sua descrizione dicendo che da questo punto di vista, insomma, è convinto che sia di natura elettrica. Però, e pensa che la stessa cosa sia anche per la torpedine. Ma sa che Monseigneur de Remour, cioè Remour, ha dato una spiegazione diversa. Secondo lui, la spiegazione di Remour è falsa. Has amused the world with an imaginary hypothesis. Ha divertito il mondo con un'ipotesi immaginaria. E lui pensa che se viene studiata per bene si dimostrerà che anche la torpedine è elettrica. Allora, quindi attorno al 1764, l'anno della 69, l'anno della pubblicazione, insomma, di Bancroft, c'è una letteratura abbondante che dice che e molte prove che suggeriscono la natura elettrica della scossa dell'anguilla e anche di altri pesci. Però io vi avevo detto, ora vi faccio vedere solo le immagini, che c'era una forte resistenza ad accettare la possibilità che l'elettricità avesse un ruolo negli organismi animali, e in particolare era Albrecht von Haller, uno dei più grandi. Qui c'è, cioè, 1708, questo l'ho era un grandissimo fisiologo, un grandissimo medico del Settecento, perché lui diceva che essendo il corpo di un animale fatto di liquidi conduttori, l'elettricità si sparge uniforme e quindi non può avere un ruolo. Perché abbia un ruolo, l'elettricità deve stare in condizioni diverse, da una parte più e da una parte meno, ci deve essere una differenza di voltaggio in termini moderni. E lui ha una idea diversa, diciamo, delle forze che sono in gioco nella contrazione muscolare, nella funzione nervosa, e questa idea ovviamente impedisce anche di pensare che la scossa del pesce sia elettrica, perché il pesce ha un corpo conduttore e in più sta nell'acqua. E queste sono le obiezioni che fa, che in parte vi ho già detto, e tra le altre obiezioni il fatto che un nervo che è immerso in un ambiente liquido conduttivo, quando viene eccitato, la corrente diffonderebbe agli altri nervi, invece di muovere una parte del nostro corpo, muoveremmo tutto il corpo. Ci sono molti studiosi, in particolare in Italia, che accettano l'ipotesi, l'ipotesi e le difficoltà, le critiche di Haller, tra questi Marcantonio Caldani, e ci sono moltissimi che hanno difficoltà. Per esempio, uno studioso inglese, quando viene ipotizzata la natura elettrica delle torpedine, dice: quando un signore, un caballero, diciamo, può essere così stupido da credere alla possibilità di un'accumulazione di elettricità tra conduttori, cioè in un corpo conduttore, sufficiente a produrre questi effetti ascritti alla torpedine, non esiterebbe un momento a ritenere vere le più grandi contraddizioni che possono essere messe dinanzi a lui. Cioè, sarebbe proprio rinunciare alla ragione, pensare. Lui era Henley e scrive accanto, entrambi erano studiosi di elettricità. L'elettricità ha bisogno, per poter agire, di stare in un dispositivo in cui c'è un isolante.
c'è una differenza e poi quando si connette. Ma se non c'è un isolante, l'elettricità si uniforma e non può agire. E questa è la frase che vi avevo già detto. Bancroft conclude che lui conclude la sua descrizione della torpedine dicendo che secondo lui la torpedine è dell'anguilla elettrica, che la torpedine è come l'anguilla e che quindi agisce in modo elettrico e che appunto che anch'essa è elettrica e che quindi è convinto pienamente di questa cosa. Ora, Bancroft è costretto ad andare in Inghilterra e dove viene usato però da Franklin, Benjamin Franklin, come spia, in questo caso a favore degli americani contro i francesi, contro gli inglesi. E conosce, è amico di un gruppo di intellettuali che si riuniscono in alcuni caffè di Londra e che sono tutti membri della Royal Society. E tra questi c'è questo signore, John Walsh. Questa è l'unica immagine che sono riuscito a trovare. John Walsh è un ricchissimo signore di cui ho detto che era nato in India e faceva parte delle forze inglesi in India, si arricchisce con la conquista del Bengala, riceve una quantità enorme di oro, di ricchezze, torna in Inghilterra con un incarico politico e qui si stabilisce in Inghilterra e si dedica alla scienza per piacere. Legge il libro di Bancroft, è amico di Franklin, che è uno studioso dell'elettricità, e da buon inglese accetta la sfida. Abbiamo detto la sfida è l'apuesta, perché Bancroft aveva detto io scommetto, faccio l'apuesta che anche la torpedina elettrica. E lui, da buon inglese, gli inglesi amano la sfida, decide di verificare questa cosa. E va a fare gli esperimenti esattamente alla Rochelle, dove li aveva fatti Reaumur, volendo dimostrare che Reaumur si sbagliava, bisogna mettersi nelle stesse condizioni. Allora, questo è il luogo dove arriva John Walsh nel 1772, quindi 3 anni dopo la pubblicazione del libro di Bancroft. Questa è la sede dell'Accademia della Rochelle, dove lui darà la dimostrazione della natura elettrica della torpedine. Allora, vi ho detto che la fortuna, quella che mi ha portato, diciamo, a scrivere questo grosso libro, questa specie di enciclopedia dei pesci elettrici, è stata la scoperta di questo manoscritto alla Biblioteca della Royal Society di Londra. È un grosso libro, sono più di 250 pagine scritte a mano, in cui vengono raccontati giorno per giorno gli esperimenti che lui fa alla Rochelle. Allora Rochelle è nella vicina piccola isola L'Île de Ré. Dopo aver scoperto per caso questo manoscritto, pochi giorni dopo stavo a Londra, ho cercato e ho scoperto un secondo manoscritto di Walsh, quello in cui descrive il viaggio da Londra fino alla Rochelle e di ritorno, quindi le journal de voyage, diciamo. Allora, questa è la prima pagina del manoscritto in cui racconta. Vedete, questa è la superiorità dei latini rispetto ai nordici. Io ero a Londra, sono andato così alla Biblioteca della Royal Society, ero per un congresso da Galvani e Hodgkin e ho scoperto questo manoscritto. Avevo per fortuna una delle prime macchine digitali, era nel 2001 penso, no, era 2001. E ho chiesto se potevo riprodurre, mi hanno detto a few pages you can reproduce. E guardate, quella è la guida di Londra che io mettevo per tenere fermo
questo libro, lo aprivo e tenevo aperto. L'ho riprodotto tutto, nascosto in un angolo. Il giorno seguente non avevo alcune pagine, siccome ero un po' emozionato, non erano perfette, sono tornato e la bibliotecaria mi ha detto: Dr. Piccolino, how many pages have you reproduced? Io ero molto impaurito, ho provato a dire 50, 50, però l'ho detto in un modo tale che ha capito 15. Ah, that's okay, you can continue. E così ho rifatto tutto il libro. Ecco, e qui ci sono il primo esperimento che fa la sulla terpene, dice: on this first experiment, in questo primo esperimento sugli effetti della terpene, sono certo che l'effetto è elettrico. Ma com'è possibile? Com'è possibile che un pesce abbia elettricità nel suo corpo? Comunque, continuando, fa vari esperimenti e gli esperimenti sostanzialmente prende l'animale, ecco, li faccio, diciamo, si immagina così. Questa non è dai suoi esperimenti, questa è una immagine ottocentesca. Prendono la terpene, lui e il suo segretario, lui si accorge che la terpene ha la differenza tra il dorso e il ventre. Quindi tocca il dorso e il ventre e prende la scossa. Poi ripete facendo una catena con il suo segretario. Se si toccano hanno la scossa, se si toccano attraverso un cucchiaio di argento la scossa l'hanno, se si toccano attraverso il vitrio, il vetro o la cera lacca, la scossa non si ha. E sulla base di questi esperimenti dice sicuramente la scossa elettrica. Io e un mio amico abbiamo ripetuto l'esperimento qui nella città da cui provengo, Formia, vedete? Lui è il farmacista della città, sta qui, è la terpene, è una terpene di quelle con gli occhi, oculata, si chiama, occhiatelle, ma non sono veri occhi questi. Ci sono due tipi, la marmorata e la oculata. Ok. E qui è la famosa pagina del giorno in cui lui scrive con la sua calligrafia, je l'ai dompté, ricordate la volta scorsa, ne ho parlato, ho domato l'arte indomita della meravigliosa terpene. Questa è la poesia di Claudiano. E scrive una lettera a Franklin, che è la persona che gli aveva, con cui aveva discusso come fare gli esperimenti. La lettera è in questo manoscritto, ho trovato anche la Royal Society, l'originale è arrivato alla Royal Society, e in questa lettera comunica i risultati di questi esperimenti e conferma l'idea che sia elettrica. Questa lettera è scritta in un modo particolare perché, come avevo detto, il concetto della testimonianza virtuale, per far capire che è veramente sono esperimenti realmente avvenuti, nella lettera, in questo articolo, cita una sua precedente lettera inviata a Franklin e poi ci mette altri documenti, per esempio il rapporto, lui mostra questi esperimenti all'Accademia di La Rochelle, in questo edificio che abbiamo visto all'inizio, ecco, e il segretario dell'Accademia di La Rochelle pubblica un rapporto su questo, su questi esperimenti, e lui Walsh mette frasi di questo rapporto. Tutto questo serve a far capire che questi esperimenti sono stati veramente fatti e che chi vuole avere una conferma può andare a leggere questi documenti, l'articolo del segretario dell'Accademia di La Rochelle, può controllare le lettere inviate precedentemente. Allora, questa è la prima, questo è un momento importante della storia. L'articolo viene pubblicato nel 1773. Poi, la cosa molto importante è che Walsh continua il suo lavoro, non si basa solo su questi esperimenti, ma arrivato a Londra,
entra in contatto con due importanti studiosi, John Hunter, che era il più importante anatomico inglese dell'epoca, e chiede ad Hunter di fare dello studio anatomico della torpede. Faccio vedere, scusate. Ecco, queste sono le torpedini utilizzate da Walsh e gli organi elettrici, vedete. Queste torpedini si trovano ancora nel museo della scienza di Londra, perché sono state utilizzate da Hunter e tutti i preparati anatomici di Hunter sono rimasti. Queste sono le torpedini usate da Walsh, portate da Walsh dalla Rochelle a Londra e studiate da... Vedete, questo è il disegno. C'è una curiosità, questa è una torpedine maschio, siccome le femmine hanno un utero bicorne, hanno due peni, vedete? Allora, questa è un'altra immagine degli organi elettrici, vedete questa forma, le colonne degli organi elettrici, e questa è una sezione in cui si vede, vedete, la struttura a pila degli organi elettrici. Un'altra cosa che si vede è l'enorme grandezza dei nervi che sono innervano l'organo elettrico. Questa Galvani conoscerà questi esperimenti di Walsh, e il fatto che ci siano nervi molto grandi fa pensare, è una conferma, diciamo, è una all'idea che i nervi siano elettrici, cioè che l'elettricità vada agli organi elettrici attraverso i nervi. E qui, siccome l'elettricità è molta, ci vogliono nervi molto grandi. Vi dirò poi la ragione molto interessante per cui la torpedine, l'organo elettrico della torpedine, è l'organo in assoluto, l'organo più innervato che esiste nel regno animale. Ecco qui. Poi Walsh fa arrivare delle anguille dalla Guyana olandese a Londra, e Hunter studia anche le anguille. E anche lì trova organi analoghi. In realtà trova diversi organi elettrici. L'anguilla è un pesce particolare, diciamo, nel senso che quasi tutto il corpo è occupato dagli organi elettrici. La parte normale del pesce è piccolissima, tutto il resto è organo elettrico. Allora, l'altro personaggio che è qui, c'è veramente una fase di sviluppo scientifico che supera la sola biologia, che viene associato agli studi di Walsh, è Harry Cavendish, che è anche lui membro della Royal Society, un personaggio estremamente singolare, estremamente timido, un grandissimo scienziato. È il primo a misurare la costante di gravitazione universale, Cavendish. È veramente un grandissimo scienziato. Cavendish si interessa, diciamo, alla torpedine e costruisce una torpedine artificiale. Allora, il problema del come è possibile che la torpedine, un animale nell'acqua, possa dare la scossa. Lui intanto studia la resistività dell'acqua e trova che l'acqua è un conduttore, ma molto meno conduttore. Misura quasi con grande precisione la conduttività dell'acqua e trova che non conduce moltissimo, e questo rende più verosimile il fatto che la torpedine possa funzionare, perché se l'acqua fosse molto conduttiva l'elettricità si scaricherebbe subito, ma siccome non è molto conduttiva l'acqua si scarica a distanza. Questa viene considerata la prima immagine del campo elettrico della storia, e costruisce una torpedine artificiale che dà la scossa come la torpedine naturale. Però inizia un problema.
Il problema è questo, e qui il grande avanzamento della... Allora, per, ci sono degli strumenti che servono a misurare la forza dell'elettricità. In questo momento non si sa che esiste due parametri dell'elettricità, cioè la carica e il voltaggio. La carica o l'intensità e il voltaggio. Si parla solo di forza elettrica. Però l'elettricità si misura con alcuni strumenti, tra cui uno strumento che serve a far vedere se scoppia una scintilla. La scintilla, la cispa, a secondo se l'elettricità è più forte, si allontana, si fa scoppiare una scintilla a distanza maggiore. Allora, la cosa strana è che all'inizio la torpedine artificiale non corrisponde a quella naturale, perché quella naturale, Walsh non è mai riuscito a produrre una scintilla, eppure dà una scossa forte. Per far produrre una scossa forte alla torpedine artificiale bisogna dargli molta elettricità e questa sicuramente produce la scintilla. Però Cavendish comincia a capire che c'è qualcosa di particolare nell'elettricità e carica la torpedine non con una bottiglia di Leyda sola, ma con tante bottiglie di Leyda, molte, in parallelo. E trova che più, se sono molte le bottiglie di Leyda in parallelo, quindi una grande capacità elettrica, allora si può avere una scossa forte con un'elettricità che non dà la scintilla. E allora dice, la forza di un'azione elettrica dipende da due parametri. Uno è il fluido elettrico e un altro il grado di elettrificazione. Sviluppando queste idee, Volta arriverà all'idea di carica e potenziale. Lui chiama intensità, fattore intensivo, lo chiama quello che sarà poi chiamato voltaggio. E questo è veramente un momento anche in cui si comincia a configurare la scienza moderna, perché la scienza moderna è basata sulla interazione di studiosi diversi. Ora è difficile trovare un articolo scientifico in cui non ci siano più studiosi, a volte, soprattutto in biologia, in medicina, con diverse capacità. Il momento considerato, diciamo, all'epoca più fondamentale, la pietra miliare, milestone, è quando nel 1776 Walsh è riuscito a far arrivare delle anguille elettriche vive e dalla scossa delle anguille riesce a produrre una scintilla con il pesce. Non era mai riuscito a produrla con la torpedine. Allora, Volta studierà la distanza di scintillazione, e si sa anche ora, con 50 volte la distanza mi pare che sia 13 micron. 13 micron, una scintilla di 13 micron è invisibile. Quindi con la torpedine non era possibile produrre una scintilla. La anguilla elettrica a 500-600 volt è di qualche millimetro la distanza di scintillazione, al buio si riesce a vedere questa. Questa è considerata la dimostrazione fondamentale della natura elettrica della scossa del pesce. E la ragione è che nel Settecento si era abituati all'elettricità statica. L'elettricità statica produceva scintille, suoni, odori, produceva poco effetti violenti, ma produceva questi effetti molto appariscenti. Se non c'era scintilla, non c'era elettricità. Il fatto è che siamo, da un certo punto di vista, siamo in una scienza moderna. Che con lo Spesses si producen las chispas, las scintillas. Sì. E con la bottiglia también. Con la bottiglia può produrre elettricità, perché uno può produrre
la scintilla perché può avere un voltaggio di 1000 volte, quanto si vuole, ma la torpedine normale producono 40-50 volte. E con 40-50 volte è estremamente difficile produrre una cispa visibile. Porque digamos la torpedo de Cavendish era, o sea, ese constructo artificial era, o sea, no se acoplaba con el modelo de la torpedo natural. Non si allora, all'inizio, allora, lui comincia, carica questa torpedine inizialmente con una bottiglia di Leyda, caricata la carica a una forza tale che dà una. No, non dà la cispa, no. La carica che dà la scossa, dal dolore, okay. Quando dà dolore va a vedere che produce la scintilla. Però la torpedine naturale dà dolore ma non produce la scintilla. E allora c'è questa incoerenza. Allora però lui dice, questo non è una differenza essenziale, perché se mette, invece di una bottiglia, mette 10 bottiglie, 20 bottiglie in parallelo, sapete? Insomma, se io connetto la parte interna e la parte esterna di molte bottiglie, ho una maggiore carica elettrica, una maggiore capacità. E si può arrivare a mettere tante bottiglie con poco grado di elettricità, cioè utilizzare una macchina elettrica, caricarle piano piano a un certo punto, che quando le bottiglie sono molte danno una scossa, un dolore a chi tocca, ma non danno scintilla. Non dà scintilla. Perché sono arrivato ad avere, siccome l'azione, diciamo, l'energia, sapete, è uguale a carica per voltaggio, l'energia, diciamo, si può avere un'energia forte se si ha una carica grande, la carica dipende dalla capacità, e quindi però il voltaggio è piccolo e quindi non si ha scintilla, perché la scintilla dipende solo dal voltaggio, non dipende ok? Come? La natural da voltaje y carga, pero la artificial solo da voltaje. La natural ha un basso voltaggio, ma ha un'enorme carica, perché è questo che. Allora, quando Hunter studia l'organo, si rimane stupito da quanti sono queste colonne e quante sono queste membrane, e Cavendish e Walsh diranno: è possibile che questa grande carica, questa che diciamo grande fluido elettrico, sia accumulato sia molto nella torpedine, perché ci sono molte membrane. È come se avessimo molte superfici delle bottiglie di Leyda. Fa proprio il conto, alcuni metri quadrati, ora non ricordo, e quindi è come se fosse un'enorme bottiglia di Leyda o tante bottiglie di Leyda insieme. E qui veramente con Cavendish, con questi esperimenti, con questa torpedine artificiale di Cavendish, si ha veramente un incrocio tra storia della fisica e storia della biologia. E Walsh aveva detto che questi esperimenti possono essere di aiuto sia nel cammino della fisica sia nel cammino della fisiologia. E
Effettivamente è così. Allora, avevo detto che è una scienza moderna, uno studioso, diciamo un fisiologo come Walsh, anche se era un gentleman, un anatomico molto famoso e un grandissimo fisico, si mettono insieme e arrivano a questa scoperta. Però è anche una scienza all'antica. Quando Walsh fa l'esperimento fondamentale, non lo pubblica, lo mostra ai suoi colleghi, lo mostra a chi va a trovare, a scienziati che arrivano a Londra, ma non pubblica nessun articolo. È contento perché all'epoca lui non era un professionista, era un signore che amava fare gli esperimenti. Però, per fortuna, scrive una lettera a un suo amico, Jean-Baptiste Leroy, che aveva incontrato nel viaggio da Londra a Parigi, da Londra alla Rochelle, passando per Parigi. E Jean-Baptiste Leroy scrive un articolo su questa lettera che gli ha inviato Walsh. E questa, non sappiamo se è nell'originale di Walsh, la lettera che l'ho cercata non esiste, non si trova, all'Accademia Francese delle Scienze, al Museo di Storia Naturale, non sono riuscito a trovarla, ma può darsi che l'abbia scritto in francese o in inglese. Quello che abbiamo è in francese, è la frase di Walsh: è con piacere che io vi comunico che esse, le anguille, mi hanno dato una scintilla elettrica percepibile nel suo passaggio attraverso una piccola fessura o separazione praticata in una foglia di stagno incollata sul vetro. Questi pesci erano nell'aria perché questo esperimento non è riuscito nell'acqua, la loro elettricità essendo molto più forte che quella della torpedine, e ci sono anche altre considerevoli differenze elettriche nei loro effetti. Allora, ora io possiamo, è il momento di fermarci un po', facciamo due pause? Sì. Allora, io vi ho detto una cosa che qualcuno di voi mi dovrebbe dire che non è vera. Vi ho detto che una 50 volte non possono produrre una grossa scintilla. Voi avete la macchina, l'automobile, il carro, avete? Avete la macchina? Sì. Sì. Sapete che la benzina si scoppia con la scintilla, no? Ok. Quanto è il voltaggio delle batterie della vostra macchina? E allora com'è possibile? Vi lascio questo problema e poi ci rivediamo. Meditate. Riposatevi ora e poi ritorniamo. Se avete qualche problema, qualche domanda ora, facciamo su quello che ho detto. Avete qualche domanda? Qui? Se avete qualche precunda ora, prima di... Dopo, ma durante la pausa, se qualcuno mi dice, studiate fisica. Perché ci sarà una persona che farà, due persone che otterranno la scintilla dalla torpedine, utilizzando esattamente lo stesso meccanismo che utilizza la vostra macchina per produrre la scintilla con 12 volt. Sono due italiani. Il funzionamento del PES è uguale che non è possibile. Questo è il problema dello scienziato: far produrre una scintilla a un pesce che produce solo 50 volt, mettendo in connessione le due parti positiva e negativa del pesce, non si riesce a farla produrre perché la distanza di scintillazione di qualche decina di micron è troppo piccola per poterla vedere per 50 volt. Allora si deve trovare un sistema per cui si rende possibile che un piccolo voltaggio produca una scintilla.
si deve in qualche modo amplificare il voltaggio. Come si fa? Senza con sistemi molto semplici, ma basati su una proprietà fondamentale dell'elettricità, della, ecco, vi do una piccola indizio, della corrente elettrica, non della carica elettrica, una proprietà fondamentale della corrente elettrica. Però ora non vi dico più nulla, ora riposiamoci. Fisica, diciamo, per cancellare qui, ecco. Allora, prima di Cavendish e di Volta non si ha una chiara nozione di che cosa determina la forza di un effetto elettrico. Si carica la macchina elettrica di più e si ha un effetto maggiore fino a un certo limite. Però, per esempio, la invenzione della bottiglia di Leyda, come mai la bottiglia di Leyda rende l'effetto così forte utilizzando la stessa macchina elettrica, è qualcosa che non si comprende. Perché non si ha la nozione del fatto che l'energia dell'elettricità dipende da due fattori, che sappiamo in termini moderni sono la quantità di carica e il quello che ora chiamiamo voltaggio dopo volta. L'energia è, per esempio, se si fa passare l'elettricità in un filo o in un corpo, si produce un effetto termico, l'effetto termico dipende da questo prodotto. Possiamo produrre lo stesso effetto con poca carica e molto voltaggio e molta carica e poco voltaggio. Va bene? Però questo non vale per tutti gli effetti. Ci sono degli effetti che invece dipendono più unicamente dal voltaggio. Per esempio, la scarica di una scintilla dipende dal voltaggio. E se noi facciamo una separazione in un corpo conduttore e mettiamo una differenza di voltaggio, per esempio, di 100 volt, possiamo produrre una scarica, per esempio, una scintilla, se la separazione, ora non so, è circa, non so, 20 micro. Ora non ricordo esattamente. Anche se mettiamo che 100 volt, mettiamo una piccola bottiglia di Leyda, parlo caricata a 100 volt e una grandissima bottiglia di Leyda caricata a 100 volt, solo il voltaggio è l'elemento che determina la scintilla. Però ovviamente se facciamo passare la corrente di 100 volt di questa bottiglia, produciamo un riscaldamento, altri tipi di effetti molto più grandi di questo. Ma la scintilla la vedremo scoppiare solo quando la carica è uguale, quindi quando il voltaggio è uguale. Quindi la scintilla dipende solo dal voltaggio, va bene? Allora, la torpedine produceva una scossa forte, violenta, mentre una macchina elettrica non produceva una scossa violenta, ma produceva scintille enormi, scintille anche che potevano essere di un metro. Pensate a Frankenstein con Boris Karloff, eccetera. Quindi la distanza di scintillazione dipende unicamente dal voltaggio. Più grande il voltaggio, più è grande la distanza di scintillazione. Ovviamente, se scoppia una scintilla, per esempio io mi avvicino e faccio scoppiare una scintilla nel mio corpo, se la bottiglia di Leyda, il corpo carico è per esempio di 1000 volt,
però è una piccola bottiglia di LED, non mi succede nulla. Ma se è 1000 volt ed è una grande quantità di elettricità, io vengo ucciso. Quindi l'effetto dipende da tutti e due fattori, voltaggio e carica. Ma la scintilla in sé, il momento in cui scoppia, sarà più grande la scintilla se è più carica in gioco. Ma lo scoppiare della scintilla dipende soltanto dal voltaggio. Allora, coloro che avevano toccato il pesce elettrico, soprattutto l'anguilla, il pesce gatto, ma anche in parte la torpedine, avevano provato un effetto molto forte. La cosa strana è che non si riusciva a produrre la scintilla. Walsh tenta inutilmente di produrre la scintilla dalla torpedine quando sta la Rochelle. Allora, e quindi c'era questa stranezza. Allora, quando Cavendish costruisce questa sua torpedine artificiale, gli dà questa forma così, e mette una lamina qui, un'altra lamina dall'altra parte, e carica questa, connette a una bottiglia di Leida. E per avere un effetto forte, un effetto deve caricare molto, molto. E lui misura la carica con quello strumento che è una, mi pare, elettrometro di Vienne, che misura la forza elettrica dalla distanza di scintillazione, cioè e che è proporzionale al voltaggio, come sappiamo ora. Allora, per avere un effetto quando la carica questa torpedine artificiale, deve arrivare a un alto voltaggio. Lui lo chiama grado di elettrificazione, misurabile con quello strumento che misura la scintilla. E allora, quando ha per arrivare a un effetto forte del tremare la mano o cadere a terra, deve arrivare a un tale grado di elettrificazione che dà la scintilla. Ma la torpedine dà la commozione, la scarica forte, senza dare la scintilla. Allora sembra che le cose sono diverse. Questa sarebbe un'indicazione che la torpedine non agisce in modo elettrico, agisce con un'altra forza. Però Cavendish comincia a pensare che ci sia una spiegazione. E allora utilizza diverse bottiglie di Leida, le mette in parallelo. Quando si mettono in parallelo è come creare una enorme bottiglia di Leida. E ogni volta che mette una nuova bottiglia, si rende conto che deve caricare a un grado di elettrificazione minore, cioè la scossa diventa forte, sentita con la mano, quando si produce una scintilla a una distanza minore. Se ne mette molte, arriva a un punto in cui non si può più produrre scintilla, perché la distanza di scintillazione è talmente piccola che non si vedrebbe la scintilla. Sarebbe di un micro, non si vedrebbe, eppure la scossa è forte. Quindi a questo punto c'è una somiglianza perfetta tra la torpedine artificiale e quella reale. Va bene? E proprio su la base di questi esperimenti dà importanza a questo fattore che chiama grado di elettrificazione, degree of electrification, che ora in termini moderni sarebbe il voltaggio, sarebbe la quantità di carica diviso la capacità. E Volta svilupperà questo concetto. E l'altro elemento importante che studierà Cavendish e Volta svilupperà è il fatto che, allora, si pensava che l'acqua fosse un buon conduttore, che l'acqua conducesse l'elettricità come i metalli. Ora, se voi prendete un corpo elettrico e mettete un metallo, che per esempio una bottiglia di Leida, e mettete
un metallo da qui a qui, questa si scarica, per cui se la toccate non prendete nessuna scossa. Così nell'acqua si pensava che la torpedine non potesse essere elettrica, perché stando nell'acqua tutta l'elettricità sarebbe passata vicino al suo corpo e non poteva andare a distanza. Ma Cavendish scopre che, e poi Volta lo arriverà a una maggiore precisione, che l'acqua è circa 400.000 volte meno conduttiva dei metalli. Più o meno, cioè, fa degli esperimenti molto semplici: prende l'acqua, la mette in un tubo, prova quando ha la sensazione elettrica con l'acqua, con un metallo, e insomma, non sono metodi di misurazione, però arriva a scoprire che l'acqua è un cattivo conduttore. Diciamo, è un conduttore, ma un cattivo conduttore. Noi pensiamo che sia un buon conduttore perché se tocchiamo un filo se c'è dell'acqua e c'è l'elettricità, se tocchiamo abbiamo la scossa elettrica, ma non è un buon conduttore. Queste sono le due importanti scoperte di Cavendish, che verranno sviluppate da Volta e serviranno a interpretare, a capire che la torpedine, non c'è nulla che, diciamo, impedisce di pensare che la torpedine sia elettrica. Non c'è nessuna qualcosa di nessuna. E quando Walsh va da Cavendish e Cavendish gli fa provare due torpedini artificiali, una carica a un grandissimo grado, ma con una piccola bottiglia di Leyden, e un'altra carica a un basso grado, ma con molte bottiglie di Leyden, Walsh dice la scossa della torpedine somigliava a quella di molte bottiglie di Leyden a basso grado di elettrificazione. Lui si ricordava che tipo di scossa era. Quindi, diciamo, questa è la... non so se questa è una spiegazione sufficiente. Volta questo discorso lo sviluppa a un livello più, diciamo, più elevato, diciamo, più quantitativo, ma sviluppa esattamente i concetti di Cavendish. E questo rappresenta un momento importante, perché non si poteva capire nulla, diciamo, dei fenomeni elettrici. Esteban, quería hacer otra pregunta. Sí, profesor, se nos muestra la estructura del órgano eléctrico del torpedo, y pues reconociendo que la anguila, digamos, se encuentra en un lugar diferente a los otros peces, sí. ¿Presentan similitudes en sus órganos? No. En cuanto a estructura. No. Allora, ci sono similitudini e importantissime differenze. Allora, per capire che le differenze, vi basterebbe pensare che la torpedine, poi ve lo racconto in precisione le differenze, la torpedine ha l'organo più innervato di tutta, praticamente, gli organi di tutti gli animali, mentre il pesce gatto elettrico ha un solo neurone, una sola cellula nervosa che innerva uno degli organi elettrici. Ce n'ha due per tutte e due. Solo due neuroni. Mentre la torpedine ce n'ha migliaia e migliaia. Quindi si vede che il disegno è diverso. E il disegno del pesce gatto è il più evoluto di tutti. Quello della torpedine è il più rozzo, più rudimentale. Tra l'altro la torpedine è un pesce cartilagino, quindi un pesce meno avanzato della... l'anguilla è intermedia tra le due. Vi dirò 3-4 cose importanti, perché i pesci, se volete ve le dico subito, però è meglio andare con ordine. Se volete una piccola scherzo, pensando all'anguilla elettrica, che è un enorme animale, può essere a volte 3 metri, normalmente 1 metro così, ma tutta una batteria elettrica, c'è una diciamo, batteria, una piccola storia che raccontavano all'epoca, diciamo, della fine dell'Unione Sovietica. Le primi viaggi in Unione Sovietica, è uno scherzo, si racconta che un americano va
in Unione Sovietica a Mosca, e a un certo punto deve sapere l'orario, non ha l'orologio, e incontra un russo e gli chiede: per favore, che ora è? E questo guarda l'orologio e dice: sono le 7:15, il sole nella costellazione della la luna e un'altra cosa. Comincia a dare, guardando l'orologio, tutta una serie di informazioni. L'americano rimane: avete una tecnologia molto avanzata, complimenti. Lui credeva che i russi fossero. Il russo tutto contento. Poi lo saluta e vede che il russo porta due grosse valigie. Dice: che cosa sono le valigie? Sono le batterie. Sa, qui nella miniaturizzazione non siamo molto avanzati. L'anguilla elettrica è così, è una enorme, cioè è come un animale che si porta delle enormi valigie piene di batterie. Cioè non è un animale, tutto il suo corpo si muove in un modo strano proprio perché tutta questa batteria è pesante. Ma il problema delle batterie è ancora, non abbiamo ancora delle batterie elettriche perfette. Ci sono, le batterie si scaricano, si durano poco, scoppiano, insomma la batteria non è ancora molto sviluppata. Va bene, scusate lo scherzo. Allora vi avevo già detto l'altra volta che ecco, arriviamo qui. Nel 1776 nel 1776 Walsh fa l'esperimento sulla anguilla. Nel 1779 l'articolo viene tradotto in italiano e viene pubblicato su una rivista che Galvani aveva nella sua biblioteca. E quindi Galvani viene a conoscere dell'esperimento dell'anguilla, che in Italia viene chiamata anguilla tremante. La parola che ricorre in molti, per esempio in Spagna all'epoca lo chiamavano il tremblador, perché questa idea del tremore produce tremore e sembra tremare anch'essa quando dà l'effetto. Comunque in molte lingue i pesci nel linguaggio ordinario vengono chiamati o col senso del dormire, Dormies a Genova o in Francia, o Trambler, Zitterrochen, vengono usati parole che danno l'idea della vibrazione, del tremore. E Tramblador in Spagna, almeno nell'epoca del Settecento. Ora salto questo perché ci sono molti poemi erotici dedicati all'anguilla elettrica, ma non ve li leggo. Potete immaginare la ragione di questi poemi. Va bene. Allora, arriviamo a Galvani. Galvani è un professore dell'Università di Bologna. Qui ci sono due immagini molto belle di Galvani e di sua moglie, Lucia Galeazzi Galvani. Per una strana situazione, queste sono in possesso della famiglia di un mio collega dell'Università di Ferrara, perché la moglie di questo collega è una erede della famiglia Galvani. Io queste le ho fotografate personalmente, insieme con un amico. Vedete, qui è interessante questa immagine. Tutte e due le immagini sono interessanti, perché sono immagini ideologiche. Galvani, professore, indica il libro, vedete, la toga è segno del professore, la libreria, i molti libri dietro di sé, tutti i segni, diciamo, dello studioso, diciamo. Lucia, invece, ha segni della donna elegante, quindi il libro, non è una donna, siamo nel Settecento, siamo nel periodo in cui le donne cominciano a voler, diciamo, accedere alla cultura, avere un ruolo più importante. Però, allo stesso tempo, il cane è segno della fedeltà coniugale. Di Lucia, il mio collaboratore Marco Bressatola ha studiato proprio la biografia, dopo continuato a studiare, e
ha scoperto che Lucia aiutava, questo lo sapevamo, aiutava il marito nei suoi esperimenti, ma soprattutto che ha corretto il latino di Galvani, ha aiutato Galvani a correggere, diciamo, conosceva il latino meglio del marito, quindi era una donna colta. D'altra parte era la moglie di un famoso professore dell'Università di Bologna, che si chiamava Domenico Guzmano Galeazzi. Allora, che non va? Okay. Allora, il momento in cui si colloca le ricerche di Galvani è un momento particolare. L'Università di Bologna era la più antica università del mondo, era stata, insieme con l'Università di Padova, di Parigi, di Oxford e di Salamanca, l'università più importante del mondo. A Bologna venivano studenti da tutte le parti del mondo e soprattutto per il diritto e la medicina. Però con la Controriforma si ha una crisi terribile della cultura a Bologna, non della cultura, dell'università. Perché innanzitutto con la Controriforma i tedeschi, gli stranieri, gli inglesi, gli olandesi vengono molto meno a studiare a Bologna e la Controriforma obbliga i professori a un insegnamento sempre più ristretto, meno libero, vengono controllati molto di più. E quindi l'università va in una terribile decadenza. Però l'università, nell'Università di Bologna, c'erano personaggi molto importanti e per la nostra storia, in qualche modo, il personaggio più importante è questo, Marcello Malpighi. Avete sentito, non so se qualcuno ha preparazione biologica, i corpuscoli di Malpighi, è lui che scopre i corpuscoli del rene, fa delle scoperte importanti. La scoperta più importante che lui fa è la scoperta dei capillari sanguigni. Perché Harvey, il medico inglese che scopre che il sangue circola, cioè secondo Galeno il sangue andava e si errorava i tessuti e si perdeva. Harvey scopre che il sangue circola, ma non sapeva come circolava, cioè sapeva che dalle arterie andava dal cuore verso la periferia e le vene lo riportavano verso il cuore, ma non sapeva come passava dalle arterie alle vene. Marcello Malpighi scopre i capillari e questa è una scoperta, e scopre anche gli alveoli polmonari, fa delle scoperte molto importanti. Ma il motivo per cui è importante Marcello Malpighi è il fatto che Malpighi era un bravo anatomico bolognese che diventa professore a Pisa e il primo periodo diventa professore a Pisa e a Pisa conosce, diciamo, gli allievi della scuola galileana, cioè gli studiosi che cercano di applicare il metodo galileano in vari aspetti della scienza. E in particolare Giovanni Alfonso Borelli, che è un fisico, diciamo, un meccanico, diciamo, fisico, e che esercita un influsso molto forte su di lui, e lui si convince dell'idea che diciamo, bisogna applicare alla medicina i metodi della scienza galileana e cerca di interpretare le funzioni dell'organismo sulla base delle leggi della scienza, sostanzialmente leggi della meccanica, diciamo. La cosa importante è che si trova ad affrontare polemiche molto violente, soprattutto nell'ambiente bolognese, quando ritorna a Bologna, che sono di un grande rilievo, diciamo epistemologico. Allora, la discussione è questa. Il medico, secondo i suoi avversari, il medico deve basare la medicina, la pratica medica, solo sull'esperienza. Non serve la scienza per curare il malato.
Il malato si cura sulla base delle storie mediche, cioè uno raccoglie le storie dei malati, applica dei farmaci, dei trattamenti, vede che effetto fanno, e solo su base empirica che si cura il malato. Questa è la continuazione di una antica idea della medicina greca-romana, la medicina empirica. Invece Malpighi pensa che il medico, la medicina progredirà quando si capirà come funzionano gli organi, come si sviluppano le leggi, diciamo, scientifiche del corpo animale, sia del corpo animale nello stato normale che nello stato della malattia. Cioè, per Malpighi la medicina si deve basare sulla scienza. Questo è un dibattito non del tutto finito. Ancora ora c'è il problema se la medicina si debba basare sull'avanzamento della scienza o almeno parte della medicina, anche senza una teoria scientifica valida, possono basarsi sulla empiria. Pensate soprattutto alle cure psicologiche, non so, a certe medicine particolari che la cui teoria non è basata su dati scientifici, ma chi le pratica dice: io ho effetti positivi con questa applicazione, quindi il concetto è empirico. E la parola con cui viene indicata, l'espressione con cui viene indicata la medicina basata sulla scienza è medicina razionale, che non vuol dire basata sulla ragione, ma basata sulla scienza. Questo discorso verrà ripreso all'epoca di Galvani, tornerà molto forte, Claude Bernard lo affronterà in modo, un grande fisiologo francese, ma è ancora un discorso attuale. Allora, Malpighi è la grande gloria di Bologna, ma Malpighi appartiene al 600 e la crisi dell'Università di Bologna si sviluppa soprattutto alla fine del 600 e all'inizio del 700. Diminuisce il numero degli studenti, Bologna perde moltissimo della sua importanza come centro culturale.